Buongiorno a tutti, giorno di quarantena numero 6. Però devo dire che c'è, siamo leggermente avanti, siamo 2 giorni avanti, non di quarantena, ma insomma, ci hanno dato 14 giorni di quarantena, ma non da venerdì quando abbiamo iniziato, ma dall'ultimo contatto che i bimbi hanno avuto, per cui per fortuna 2 giorni ce li scampiamo, nel senso che ce li siamo, tra virgolette, già fatti. Non ho fatto vlog negli ultimi giorni. No, scusate, è brutto che io mi tocchi i capelli o non guardi qui, ma guardi me in anteprima. Ma è che oggi, ieri sera mi sono fatti i capelli prima di andare a letto ed erano perfettamente in piega. Oggi sembra che abbia proprio a seconda di quando, perché quando poi vai a letto, almeno per quanto mi riguarda, vado a letto adesso che inizia il caldo, i capelli si cambiano completamente in piega, vedete, si girano, poi anche la lunghezza che cresce, quindi si girano, hanno completamente un altro taglio, sembra un pandoro, quindi non riesco tanto a vedermi. È un po' una cafonata, scusate. Quindi, allora, come sono andati questi ultimi giorni in cui non ho girato? Non ho girato lunedì e martedì. Allora, dopo i giorni in cui, insomma, ne abbiamo parlato negli ultimi video del mio. I giorni in cui ero veramente giù, sono stata terribilmente giù, ero incredibilmente di malumore, mi sono sentita proprio senza energie, senza. Ero proprio incatenata. Lunedì mi sono svegliata e ho detto, oggi cerco di dedicare la giornata molto più ai bambini. Come se li abbandonassi in un angolo, no? Di solito. Però ho detto, vabbè, cerco di lasciare un po' le cose di casa, un po' così, e cerco di stare un po' più con loro e di, insomma, di vedere un pochino di più il bello di quello che ho, cioè ho cercato di prenderlo un pochino più in positivo. Tra l'altro stavo meglio con il collo, il che aiuta tanto. Il giro di domenica sicuramente ha aiutato e stavo meglio. A metà mattina prendo Ele, la metto sul letto per non uso più il fasciatoio da tanto tempo, la metto sul letto per cambiarle il pannolino e la mia schiena fa trac. Ho sentito proprio un suono trac. Però ho detto lì per lì non mi faceva gran male. Ok, la sera. Ciao bella, la mia schiena è tutta la parte, prima era il collo, praticamente tutta la parte destra, quindi fino a giù, tant'è che si sente proprio una parte di muscolatura che sembra che ci siano delle ossa dentro, tanto ci sono evidentemente delle fasce muscolari contratte, accavallate, non lo so. Quindi diciamo che il mio buon umore è stato appena riacquisito, è stato leggermente messo a dura prova di nuovo. Ieri, quindi la notte, poi la notte è molto peggio perché durante la giornata vorrei stare seduta o distesa in alcuni modi. Il problema è che non riesco a trovare una posizione comoda o che mi porti dei benefici. Quindi ieri, che era martedì, ho iniziato a prendere anche dell'ibuprofene perché avevo bisogno, anche perché insomma la giornata con i bambini va portata avanti e noi siamo sempre con in braccio di qua, in braccio di là, tira su, tira giù, mettiti per terra, gioca, fai. Mi faceva male anche fare qualsiasi movimento portando su il braccio, quindi avevo bisogno assolutamente di un antidolorifico, un leggero antinfiammatorio, quindi ho preso quello. Avevo la pomata di Voltaren che era scaduta, quindi io l'ho usata per 2 giorni già dal collo, non mi faceva nulla, quindi ieri me la sono fatta ricomprare e mi ha fatto un po' meglio. La notte mi distrugge, questa giungla mi distrugge perché non riesco a trovare. Tutti noi abbiamo delle posizioni, no? In cui riusciamo a rilassarci per addormentarci. E sono io ho la posizione fetale con le gambe o mi abbraccio un cuscino, una gamba su, una gamba giù, insomma, tutte posizioni che no, la mia schiena non, quella fascia in particolare non gradisce.
Quindi la notte è un incubo, quindi anche quando sono stanca, insomma, comunque non riesco a riposare, e la giornata, il giorno dopo, ricomincia come tutte le altre. Quindi oggi non ho ancora preso niente, l'ultimo ibuprofeno, è che solo ieri ne ho presi due perché ne avevo proprio bisogno. Così è, insomma, la schiena non. Qualcuno mi ha scritto: ma non è che, visto che stavi facendo esercizio, hai fatto qualche movimento? No, no, no. Tant'è che con gli esercizi sono ferma da giorni e questa cosa mi disturba moltissimo perché, non è una cosa che avrei voluto fare. Quindi riprendere sarà più duro. Sì, ho fatto 10 giorni di fila, però 10 giorni di fila per una che non fa niente da anni. Ero contenta di quello che stavo facendo, ma non potrei, cioè non riesco proprio, dal collo alla schiena non mi metto a far niente, per carità, se peggiorassi le cose sarebbe molto peggio. E tra l'altro, prima che mi venisse questa cosa alla parte più bassa della schiena, avevo intenzione proprio di iniziare lunedì. Vabbè. Io non sono donna destinata allo sport, questo è evidente. Allora, oggi è il compleanno di mio marito. È arrivato finalmente questo giorno di compleanno e mi sono messa a sistemare un pochino il salotto. Non ho con quello che avevamo, insomma, abbiamo fatto tanti compleanni, quindi io tendo a conservare quel che avanza dalle feste, allestimenti, ok? Io cerco, insomma, di conservare un po' tutto. Quindi stavamo organizzando con Tommaso, a parte le foto, il disegno, eccetera, poi vi faccio vedere. Un piccolo allestimento a tema supereroi. Ho ritrovato le bandierine del quarto compleanno di Tommaso, anche se rotte. Non ho trovato palloncini con la spesa online perché ho ordinato una piccola spesa che mi deve arrivare in giornata da Easy Coop. Ho trovato le candeline, ma non i palloncini, quindi niente palloncini, ma abbiamo ancora dei palloncini da 2 mesi, dal compleanno di Ele, che sono ancora lì appesi, quindi useremo quelli. Non ci sarà. Oh, c'è un Pokémon! Non ci sarà una torta vera e propria, anche se ho ordinato l'impasto pronto di Buitoni, quindi al massimo si potrà fare, ma non so a che ora arriverà la spesa, non farà in tempo per l'ora di pranzo, perché noi papà non l'abbiamo ancora visto, vero? No, Tommaso, Mia. no, no! Papà non l'abbiamo ancora visto, quindi dobbiamo ancora fargli gli auguri. Tornerà per pranzo. E allora ho fatto così: mi sono ricordata dell'esistenza di Glovo all'improvviso e quindi ho ordinato al posto della torta, innanzitutto Pasticcini. i pasticciotti. I Sì, pasticcini. pasticciotti leccesi, così gli ricordiamo un pochino anche la sua terra che lui adora. Quindi questi saranno il dolce del suo compleanno, saranno questi. Devo controllare se dovrei avere il mio numero 37 dell'anno scorso, ma forse il 7 l'avevo buttato. Quindi ora controlliamo, se no avrà delle semplici candeline sfuse, che quelle ci sono sempre. Sì, è più giovane di medio anno. E che altro? Questa pasticceria rinomata appunto per dei dolci leccesi, in particolare c'erano delle torte. Non mi son, non ho, allora, la porzione più piccola era da 8-10 persone, francamente, no, cioè siamo in quattro, non puoi invitare nessuno, finisce che ci mangiamo un po' troppo. Tommaso ha riscoperto la mia vecchia videocamera. E quindi ho preso, c'era, volevo provare questo tipo di torta, che però c'era scritto una porzione, quindi io pensavo che fossero le tortine piccoline, invece ne è arrivata una fetta, a parte carissima, 4,50 euro, è una fettina piccolina piccolina, vabbè, ma al massimo gliela metteremo così, con una candelina. Ma piccoli. L'assaggeremo un cucchiaino ciascuno, vabbè, non sapendolo Ciao. io ci ho provato. Mamma, Poi, fai avendo del. un video. Quello so, si fa i vlog da solo, sia con un mio vecchio vecchio telefono che con la mia vecchia fotocamera, videocamera. Quindi si diverte, va in giro per casa a fare i vlog. Sta succedendo questo, succede questo. Le sorridi, saluta, quella. Ciao! Mischia, che devono fare?
E ho detto, vabbè, senti, visto che stiamo organizzando una festicciola, effettivamente mi è venuto in mente adesso, quindi non ho organizzato nulla. Allora ho ordinato un altro globo, è in un bar, così aiutiamo anche le attività locali. In un bar ho ordinato dei tramezzini, quindi poi li taglio piccolini. Adesso ho montato un'alzatina di cartone per metterci poi i pasticciotti. E monterò un'altra cosa dove ci metterò questi sono residui del primo compleanno di Tommaso. Avevo fatto una festa che era, oddio, me la ricordo ancora, nel giardino della casa al mare dei miei genitori, una roba, me la ricordo come una cosa meravigliosa. E quindi ho ancora questi residui che ho utilizzato poi negli anni a venire, ogni anno più o meno quando si potevano fare le feste, veniva tirato fuori questa roba di cartone da montare per metterci appunto le cose. E basta, quindi avremo la nostra festa di 20 minuti scarsi perché questa è la pausa a pranzo di mio marito, però niente, così festeggiamo, spegniamo la candelina, ci facciamo una fotografia e via. E gli diamo il regalo, ovviamente. Non so se sono riuscita a mantenere il segreto di questo regalo. Gli ho fatto fare il logout da Amazon, però non so se, forse sul suo iPad non lo fa, non l'ha fatto, quindi non so se abbia avuto poi lo spoiler, perché sapete che poi vi arrivano le notifiche ovunque e il pacco è stato consegnato, dici cosa ne pensi, quindi non so se effettivamente l'abbia visto, spero di no. Pazienza. Ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video spesa, era spoiler, gli ho regalato i Galaxy Pods Pro, quindi le ultime cuffiette wireless di Samsung però, perché i suoi Apple non stanno dando tanti problemi, uno non funziona più, non si ricaricano più, insomma, quindi vabbè. E basta. Vi faccio vedere un po' cosa stiamo combinando di là. Anche Ele ha l'outfit di compleanno, guarda, dalle codine e il vestito, vero? Sapete cosa ti sei fatta? Dimmi, oggi non parli, Ele. Ui, ui, ui. Aspetta che qui c'è la luce. Cosa ti sei fatta? Cosa ti sei fatta? Bua, perché ha sbattuto sulla porta correndo con Tommaso, vero? Vi mettete qui a giocare? Ok, dai. Sedetevi. Ma prima dobbiamo cercare di aprirlo. Certo. Allora, intanto gli ha fatto un disegno di Hulk e Flash attaccato alla porta, così quando arriva lo trova. E poi qui ho messo delle bandierine appunto del quarto compleanno di Tommaso, una è anche rotta. Poi abbiamo messo un pochino di supereroi. Anche Ele ha fatto il disegno al papà. Qui c'è il regalo. Qua metterò i pasticciotti che sono questi: i pasticciotti di Martinucci, i piatti di Spider-Man. Niente, vedete qui hanno il cappellino anche Capitan America. Chi sei? Iron Man. E poi qui devo ancora sistemare. Oh no, Eleonora si è messa a disegnare. Vedete, ci sono tre palloncini superstiti. Quello forse è il caso di toglierlo dopo 2 mesi, di Yele. E qua stavano disegnando i bambini, quindi ora mi metto a sistemare qua. Ci sono ancora parte dei miei fiori della festa della mamma. Gli altri sono di là sulla scrivania. E basta, quindi ora do una sistemata a questo tavolo e questo sarà. Dai, va bene. Superstiti del primo compleanno di Tommaso sono questi due stand di cartone, presi tutto su Amazon. Sì, già da allora. Guardate, questo è carinissimo, infatti pensavo di mettere qui, ora tutto sta nel vedere se si monta per il quarto anno di fila. Qui metterò i tramezzini che mi arrivano, li volevo fare piccolini e metterli qui. E poi, tra l'altro, c'erano anche tutti questi porta. Nachos, c'era la lavagnetta dove scrivere buon compleanno. Ah, vedete, auguri Tom. E poi c'era anche questo.
È sempre stato il porta, vedete, poi si possono anche attaccare i lecca-lecca, è sempre stato con le bustine a porta che poi si comprano queste tranquillamente, o porta regalini o porta caramelle vicine ai regalini, insomma, l'ho sempre usato per questo, ho sempre fatto i regalini ai bimbi invitati alla festa. Che carini che sono, che ricordi! No, oh, guardate quanto è carino! Sì, la luce fa schifo, però... Troppo carino. E poi ci sono anche, vedete, queste sono delle bustine che si possono mettere qua per metterci boh, le patatine, i nachos, quello che volete. Carino. Dimmi, amore, Mamma, che c'è? guarda. Mi vuoi portare a vedere una cosa? Ma bellissimi! Io faccio delle storie. Fai delle storie? E tu Ele le fai? Dai, Ora cambio padron. quale scegli tu? Allora, questo. Quale? Quello del mare? Sì. Ma ci sono anche le sirene? C'è un cane. Un bambino stava arrivando. Aveva preso molti funghi. Giusto per info. Questo è. Poi, Dov'è? dietro un albero L'inventastore dei vive una piccoli volpe. della Edu. Oh, questa era la torta, una porzione. E vabbè, sarà buonissima. Ciao Martinucci. Comunque è ufficiale, non ho il 7, quindi se non arriverà in tempo la spesa con il numero 3 e il numero 7. Si beccherà tre candeline dei supereroi. Poteva non esserci qualcosa? Mentre parlavamo, Glovo ha annullato il mio ordine dicendo che non c'era nessuno, non è vero perché io sono qui a casa, e che addirittura mi hanno contattato più volte, non è vero, e hanno cancellato il mio ordine, quindi io sono nera. L'ordine dei tramezzini, eh? Sono nera. Ma vi sembra una cosa seria? Sapete che c'è? Me li sono fatta da sola, con quello che avevo. Mi sono organizzata con quello che ho. Eh già, io aspetto papà per mangiare. Oh, okay. Sei tutto sudato, ti levi la maglietta di Ok, sotto? Stai a mangiando tu? Com'è il pollo? E vabbè, noi... Ah, ora sistemo i pasticciotti. Qua c'è scritto tanti auguri super papà. Allora, io ho preso 5 pasticciotti, li ho sistemati qua. Normale, crema amarena, crema gianduia, forse ricotta e cioccolato e crema al limone e mandorle, queste più buone tutti. ricotta. E basta. Ma Ma sono la ricotta non 5? è la Io me ne salata. ricordavo 7, figuriamoci. Va bene. Use. Beh, noi festeggiamo. A domani. Ciao!